Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Buon martedì a tutti. Siamo partiti con il Mensi Software Lotto per te di novembre e sono qui a fare un video specialmente per tutte le persone che hanno acquistato il Mensi Software di novembre, parlando del mio metodo presente nel Mensi Software. Poiché logicamente e danno ragione, qualche cliente mi ha detto che non ha la possibilità di giocare il metodo tutte le terzine che ha il metodo, ma vi spiego anche il perché. Tanti di voi sanno che il mio obiettivo principale è centrare il terno secco, e per centrare un terno secco logicamente è molto difficile centrarlo con una sola terzina. Con 5 terzine la probabilità aumenta di poter centrare il terno secco, ma poiché ripeto, ci sono persone che non possono giocare tutte le terzine, nel software c'è un'opzione che adesso vi farò vedere. Ok? Anche perché chi può giocare 2 € a estrazione potrà divertirsi con questa opzione presente nel Mensi Software Lotto per te di novembre. Logicamente, chi ha la versione PDF farà i calcoli a mano, ma chi invece non ha, chi ha anche la versione software, potrà divertirsi anche con questa opzione. Andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. E andiamo a vedere un po'. Allora, vediamo l'ultima estrazione di ottobre, la prima estrazione di ottobre. Logicamente il metodo ha generato questa previsione, come vedete, ok? E giocando le 5 terzine per ambo terno si sono centrati ben 2 ambi in terzina, quindi 160 volte la posta. Tante persone non possono sostenere questa spesa di giocare 5 terzine per ambo e terno su 2 ruote. Allora, cosa ho pensato di fare? Mettere anche l'opzione gioco in lunghette. Andiamo a vedere se uno gioca direttamente la lunghetta di questo metodo, cosa avrebbe vinto questa previsione. Mettiamo, vedete, c'è la spunta qui, gioco in lunghetta, e come vedete si sarebbe centrato il terno in lunghetta al quinto colpo con una spesa. Uno gioca 1 euro su Cagliari, un euro su Genova, ok? Spendendo 2 euro a stazioni, al quinto colpo c'è stato il terno in lunghetta. Ma qualcuno dirà: ma il terno con 7 numeri quanto paga? Ve lo dico subito. Circa 118 volte la posta, ok? Logicamente l'ambo in lunghetta non conviene giocarlo perché paga pochissimo con 7 numeri, però passiamo all'altra previsione, quella di settembre. Come vedete, qua ha dato solo l'ambo in lunghetta, cioè giocando 7 numeri, un ambo con 7 numeri. Non conviene nemmeno giocarlo, però se uno giocava la previsione o con le terzine oppure con gli ambi secchi, c'è sia l'ambo secco 42-82 sia l'ambo in terzina 42-82. Passiamo a quella di agosto. Allora, 2 agosto, ecco qua, vedete. Qui c'è il terno secco giocando la previsione normalmente, giocando le 5 terzine per ambo e terno. Ma ripeto, chi non ha questa possibilità, logicamente nessuno deve strafare perché sappiamo benissimo che è un gioco. Allora c'è l'opzione lunghetta. Andiamo a vedere, cliccando su lunghetta, guardate, addirittura c'è stata la cinquina con 7 numeri, ok? Cosa paga la cinquina con 7 numeri? Ve lo dico subito, 265.000 volte la posta. Ok? Quindi io penso che provare anche la lunghetta sia un'opzione molto molto valida. Ok?
Passiamo indietro, vediamo quella di luglio. Ok, qui è luglio. Come vedete c'è il terno secco al quarto colpo, giocando la previsione normalmente, anzi ci sono ben due terni secchi, ok? Giocando in lunghetta, vedete c'è il terno in lunghetta, 118 volte la posta. Passiamo alla previsione del primo giugno, prima estazione del mese di giugno, qui c'è, vedete, ambo in terzino, ambo secco, eccetera. Giocando in lunghetta, ci sono solo ambi in lunghetta, ripeto che io dico, inutile giocare un ambo con sette numeri, che recuperiamo, se recuperiamo le spese, non mi ricordo l'ambo con sette numeri cosa paga, ma proprio pochissimo. Andiamo a vedere ancora quella di maggio e poi vi lascio alle vostre cose, anche perché anch'io devo andare a fare una spesa. Quindi, allora, quella di maggio, vedete, c'è il terno secco all'ottavo colpo e il terno secco al dodicesimo colpo. Giocando in lunghetta, c'è il terno, due terni in lunghetta, vedete, ottavo colpo e dodicesimo colpo. Andiamo anche quella di, facciamo un'altra, quella di aprile, vediamo subito cosa c'è. Terno in lunghetta, quella di marzo, terno in lunghetta, quella di febbraio, ecco qua, febbraio c'è addirittura anche la quaterna. Qualcuno dirà con sette numeri cosa paga la quaterna, scusate ma sono raffreddato. La quaterna con sette numeri paga circa 3.150 volte la posta. Ok? E andiamo a vedere anche quella di gennaio e finiamo qui il video. Ok, il video qui, quella di gennaio ha dato solo gli ambi, quindi se uno giocava la previsione normale c'era l'ambo secco al secondo colpo e l'ambo in terzina al tredicesimo colpo, ok? Anche l'ambo secco, logicamente. Bene, ragazzi, io con questo ho finito. Spero di avervi chiarito un po' di dubbi. Chi, ripeto, non può giocare la previsione completa, ad esempio io non posso giocare 5 terzine per ambo eterno, mi gioco così. Clicco qui, mi gioco la lunghetta e come vedete, terzo colpo, una bella quaterna in lunghetta. Come terno, addirittura c'è stata una cinquina. Quindi è una cosa che vi consiglio, anzi, chi gioca le terzine può permettersi di giocare le terzine. Consiglio anche di giocare la lunghetta almeno per quaterna e cinquina, non si sa mai che esce o una quaterna o addirittura la cinquina che paga ben 265.000 volte la posta. Io con questo, ragazzi, ho finito. Stamattina ho inviato a tutte le persone che hanno acquistato questo Messi Soft, è stato inviato il link per scaricarlo. Spero vi sia piaciuto. E cosa dirvi di più? Buona fortuna a tutti per il mese di novembre. Mi raccomando, sempre inviate gli scontrini delle vince perché le persone su YouTube sono abituate a vedere gli scontrini. Se non possiamo scontrini, la gente crede che noi non vinciamo, ma chi è con me nel mio gruppo privato sa benissimo cosa riusciamo a fare. Gli ambi e i terni che abbiamo vinto sa benissimo cosa riesce a fare Rosario Gallo. Ci sono anche mesi, ci sono stati anche mesi negativi, questo non posso negarlo, ma fa parte del gioco perché nessuno è infallibile, nessuno vi può garantire la vincita sicura perché all'otto non esiste. È un gioco, ricordatevi, un gioco e dovete sempre
cioè, in poche parole dovete sempre capire che è un gioco, non è una fonte di reddito, non potrete mai riuscire a battere il banco come volete. Ci sarà qualche volta qualcuno che riuscirà, ma ricordatevi una cosa, state sempre con i piedi per terra e non strafate mai con questo gioco. Io con questo ho finito. Buona continuazione di giornata a tutti e buone vincite sempre con Rosario Galle e con previsionivincenti.it.